L'apparizione degli arazzi è normalmente fatta risalire al XIII secolo, con la testimonianza in Francia degli statuti delle corporazioni. Del periodo anteriore esistono frammenti molto semplici e rudimentali, sovente di ispirazione araldica o con disegni d'animali. A partire dal XIV secolo, la manifattura degli arazzi prende grande slancio in Francia e nelle Fiandre e si diffonde in tutta Europa, raggiungendo il periodo di massimo splendore nel XVI e XVII secolo. Nel XIV secolo i soggetti sono generalmente ispirati al Vecchio Testamento, con pochi personaggi, un'assenza totale della prospettiva e sovente con scritte e nomi che ne spiegano la storia. I colori sono vivi, con predominanza del blu, del rosso e dell'oro. È l'epoca gotica. Nel XV secolo, con la Guerra dei Cento Anni, gli arazzieri cacciati dall'invasore si rifugiano dapprima nelle città del nord Lille, Arras e Valenciennes, poi nelle Fiandre, dove creano il più importante centro di produzione degli arazzi. Le materie prime impiegate nella tessitura sono la lana di Arras, la seta d'Italia e i fili d'argento e d'oro di Cipro. I tessitori sono anche tintori e dispongono di una gamma limitata di 12 colori. Alla fine del XV secolo, la corte di Francia, cacciata da Parigi dagli inglesi, si installa provvisoriamente sulle rive della Loira. Questo periodo provvisorio dovrà durare circa un secolo. Attirati dagli ordini della corte, i tessitori raggiungono le rive della Loira e creano un nuovo stile di arazzi con un fondo di fiori, uccelli, piccoli animali, i mille fleurs, esaltando l'amore per la natura con scene piene di grazia e poesia. Con il Rinascimento l'arte dell'arazzo viene profondamente modificata, legandosi intimamente alla pittura con nuove tecniche nella concezione del cartone e del disegno. Raffaello vi apporta l'arte della composizione, la prospettiva, la decorazione, i bordi e gli arabeschi, che avranno maggior impiego anni dopo con i grotteschi. Simboli di ricchezza e di potenza, gli arazzi diventano appannaggio di re, nobili e principi della Chiesa, che incaricano i più illustri pittori per realizzare i cartoni, al fine di celebrare le loro imprese, i loro tornei o per riprodurre dei soggetti sacri. Nel XVII secolo, riunendo un centinaio di maestri tappezzieri, Fouquet fonda una propria manifattura sotto la direzione di Charles Le Brun, che si avvale della collaborazione di diversi artisti per realizzare un solo cartone. Chi disegna fiori, chi gli animali, chi le piccole figure, chi infine il paesaggio. Verso il 1660 Colbert fonda Les Gobelins con il nome Manufacture Royale des Meubles de la Couronne e nel 1663 ne chiama la direzione Charles Brun. Nel 1675 gli artisti che vi lavorano sono 800, di ogni origine e nazionalità. Alla morte del re Luigi XIV, l'inventario degli arredamenti della corona riporta ben 2155 arazzi di Gobelin. La perfezione del disegno è all'apogeo e il punto è di una finezza mai raggiunta prima. Nello stesso periodo, appaiono in Francia e in Italia le prime copie di arazzi dipinti su tessuto di seta e di lino. Ecco le origini del procedimento di produzione Édition d'art de Rambouillet. La tecnica per questa produzione sembra avvolta da un mistero. Le informazioni sono rare e gelosamente custodite. Nella stessa manifattura dei Gobelin, un arazziere non svela all'altro il segreto particolare per dipingere gli arazzi su tessuto. Anche questi arazzi dipinti vengono impiegati per gli arredamenti di regge e palazzi, tanto da comparire ufficialmente nelle collezioni della corona. Nel 1792
costituiranno l'ultima decorazione del ministero del Consiglio del Re. Nel XVIII secolo la razzeria diventa sempre più una moda di riproduzione e perde il suo spirito creativo. La manifattura d'Aubusson, fondata in questo periodo, crea un nuovo stile definito rustico, utilizzando una tessitura di lana grossolana. Rapidamente si specializza nelle verdure, acquisendo una buona reputazione in questo campo. Con la Rivoluzione francese, la Manufacture Royale diventa un'istituzione di Stato gestita da funzionari. Gli artisti stranieri si disperdono, il vandalismo regna sovrano, si distrugge, si saccheggia. Alcuni arazzi vengono bruciati per tentare di recuperare i fili d'oro e d'argento inseriti nella trama. Il primo impero segna la decadenza dell'arte degli arazzi. Da questa data non verrà più prodotto alcun capolavoro.